Benvenuti a tutti all'Insurance Week di Le Fonti TV, la settimana che è dedicata all'approfondimento nel settore di tutte le tematiche e del cambiamento nel settore assicurativo. In questa tavola rotonda parliamo delle nuove logiche di interazione tra compagnie e rete agenziale e ne parliamo con Roberto Anesin, Chief Intermediaries e Digital Insurance Business Officer di ARAG. Benvenuto. Con Marco Lamola, direttore commerciale di Cattolica Assicurazioni, benvenuto. Con Andrea Pollicino, direttore commerciale di Sara Assicurazioni, benvenuto. E con Grazie. Antonio Scognamillo, direttore commerciale di Amissima Assicurazioni, benvenuto. Buongiorno. Bene, questo periodo di lockdown e adesso di distanziamento sociale, comunque di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, ha accelerato all'interno del sistema assicurativo tutti i processi di digitalizzazione delle relazioni che erano già stati avviati dall'IDD, dalla direttiva europea sulla distribuzione assicurativa già dal 2018, ma con il lockdown e con il distanziamento sociale, appunto con questo periodo di emergenza, si è accelerato tutto questo processo verso la digitalizzazione delle relazioni tra compagnie e agenti e tra compagnie e agenti e mercato. Quindi cerchiamo di capire cosa è successo, come si stanno muovendo le compagnie e quali sono adesso i modelli operativi che stanno emergendo. Bene, Anesin, allora si parlava già prima di customer experience. Vediamo che cosa è successo in quest'ambito, cioè come si è evoluto sulla base di questa situazione che si è verificata, il rapporto tra agenzie e mercato nella soddisfazione dei bisogni dei clienti e anche tra compagnie. Mi Bene, sente? grazie a tutti. Allora, sicuramente questa situazione di emergenza ha fatto sì di dover accelerare su tutta una serie di processi già avviati. La prima cosa che abbiamo fatto è stata, come azienda, come ARAG, quella di mettere in sicurezza tutta la struttura, quindi tutti i colleghi dipendenti, la rete e i partner. Accelerando su un processo di digitalizzazione di lavoro a distanza che già era avviato. Quindi abbiamo reso estensivo lo smart working per tutti e questo ha consentito di continuare a poter mantenere la relazione con la nostra rete in maniera molto efficace. Quindi abbiamo utilizzato tutti i supporti tecnologici che ci erano consentiti. Quindi abbiamo utilizzato videoconferenze, abbiamo accelerato su tutta una serie di processi smart che già erano avviati per il lavoro a distanza, in modo che ci fosse la possibilità poi per la nostra rete composta prevalentemente di agenti e broker di dialogare con i loro clienti a distanza. L'OTP era già operativa da qualche tempo. È stata rilasciata una funzionalità per l'invio di tutta la documentazione contrattuale, precontrattuale a distanza via email. Questo ha fatto sì che potessimo essere vicini alla nostra rete, consentire alla nostra rete di essere vicina ai propri clienti in un momento in cui il lockdown era totale e quindi c'era un'impossibilità fisica di relazionarsi con loro. Questo l'abbiamo fatto. Con tutta una serie di misure per la rete, come dicevo prima, operative, ma anche grazie alla nostra struttura. Quindi noi avevamo la fortuna di avere già un team sales commerciale che operava in house a distanza. Abbiamo esteso tale modalità a tutta la rete commerciale e quindi siamo riusciti a fornire il massimo supporto possibile alla nostra rete. Abbiamo una struttura diciamo, di customer desk telefonico che è ARAG Risolve, che è a disposizione di clienti e intermediari per qualsiasi tipo di problematica. Durante l'emergenza l'abbiamo estesa con un servizio specifico di consulenza telefonica su tutti i temi legali legati al Covid, che è stata di estrema attualità. Ovviamente abbiamo intensificato poi tutta la comunicazione e quindi tutti i
gli strumenti tecnologici, il web, i social network sono stati continuamente aggiornati e abbiamo comunicato in maniera molto molto frequente per fornire tutte le indicazioni e supporti a reti e clienti, anche tramite una serie di servizi che, come dicevo prima, diventano sempre più fondamentali per interagire con reti e clienti. Da poco è operativa anche la nostra chatbot, in modo che la rete e i clienti possano interagire anche con il nostro robot per le domande più frequenti che generalmente ormai sui temi Covid su cui abbiamo maturato un'esperienza abbastanza importante. Ecco, Credo sia un trend. sì? La Mola, No, come dico, ha per concludere. reagito? Come ha reagito la rete degli agenti? Cioè, si sono adattati velocemente a questi cambiamenti, a questo cambiamento, a questo modo operativo di relazionarsi con la compagnia e con la clientela? Allora, mi sentite intanto? Boh, grazie dell'invito e un saluto a tutti i colleghi. Allora, sì, evidentemente è stata un'esperienza importante, un'esperienza forte che per certi versi ci ha insegnato molto. Direi che forse ci ha insegnato più di quanto ci abbia insegnato, perché è stata comunque un'esperienza dove mettere alla prova nuove caratteristiche, nuove relazioni, nuove modalità di interazione con la rete, soprattutto per chi vive di interazione sul territorio, quindi commerciali, con la rete agenziale è stata una sfida del tutto nuova. Devo dire che credo che anche la presa di coscienza della nuova modalità di lavoro si è resa sempre maggiormente consapevole durante le 12 settimane di lockdown. Cioè, se noi prendiamo la prima settimana rispetto all'ultima, abbiamo visto una certa naturalità nelle ultime settimane che non era presente nella prima settimana. E parlo sia delle relazioni tra compagnia e agenti che delle relazioni tra agenti, collaboratori e cliente finale, consumatore finale. È evidente che i nostri agenti, così come noi, abbiamo avuto la grande chance di capire che si possa lavorare anche a distanza attraverso strumenti diversi. E abbiamo anche colto l'occasione per imparare, probabilmente, che non è tanto importante il mezzo di comunicazione a volte, quanto è importante il contenuto di ciò che hai da dire. Questo vale anche nell'approccio alla formazione, all'erogazione di servizi ai clienti come ai nostri agenti. Infatti parliamo sia di customer experience che di distributor experience. Abbiamo potuto mettere a fuoco meglio questi aspetti, questi processi. La rete si è adattata, devo dire, velocemente. Lo vediamo anche nei risultati, è inevitabile dirlo, perché sia i risultati degli incassi, cioè del rinnovo del patto di fiducia col cliente, che si trovava in emergenza in quelle prime settimane lockdown, parlo di metà marzo, metà aprile, sostanzialmente quelle quattro in particolare, i clienti uscivano pochissimo di casa, non potevano uscire se non come era previsto dai decreti per necessità comprovate, mentre le agenzie erano aperte. Ecco, gli agenti hanno saputo raggiungere i loro clienti con una leggera flessione nelle prime settimane, le prime 2 o 3 settimane, avendo poi ampiamente recuperato anche attraverso le modalità che un po' tutti noi, un po' tutte le compagnie hanno messo a disposizione, dal pay by link alla vendita a distanza, avendo anche degli aiuti, degli alleggerimenti governativi che hanno permesso di snellire la vendita a distanza, potendolo fare sempre nel rispetto delle norme, ma potendo lavorare anche senza PEC, ma attraverso delle mail e l'invio di documenti, documenti in PDF che poi alla prima occasione utile sarebbero stati consegnati al cliente finale. Quindi un po' le strumentazioni nuove, un po' la normativa che ci è venuta leggermente incontro, snellendo le procedure burocratiche, gli agenti hanno saputo rispondere efficacemente, così anche i collaboratori degli agenti. Ne comprovano questo risultato. È appunto gli incassi, la produzione che si è ripresa rapidamente dopo le prime 4 settimane di difficoltà. Quindi un plauso a loro e noi che invece abbiamo imparato a star di vicino in maniera diversa, organizzando Skype quotidiane, settimanali, per fare le attività di sempre e magari in maniera un po' diversa da sempre, di sempre con nuovi strumenti di comunicazione. Quindi una gran bella esperienza, ovviamente che ha lasciato anche segni dal punto di vista della salute importanti per qualcuno in particolare e per qualche regione in particolare. Una piccola cosa e concludo che abbiamo fatto in apertura di emergenza, abbiamo attivato subito delle forme anche semplici di chat con gli agenti delle zone rosse immediatamente colpiti. La cosa più importante era essere vicini, tanto che l'hashtag che è andato di moda in queste 12 settimane era distanti ma uniti ed era nel vero senso della parola così.
Ecco, Pollicino, allora questo periodo in cui appunto si è organizzato tutto velocemente, lo smart working e anche queste relazioni telematiche, digitali tra la rete e la compagnia, come evolverà nei prossimi mesi in cui ovviamente si spera, ma velocemente sarà finita questa emergenza sanitaria? Cioè che cosa cambia effettivamente da adesso in poi nel rapporto con le reti? E con i clienti finali. Prima si parlava, il dottor Lamola parlava di customer experience, ma anche di customer experience, ma anche di distributors experience. Ma allora, quello che è accaduto ha avuto un significativo impatto, ma è un impatto che va collocato all'interno di un trend, di uno scenario che sta sicuramente nelle dinamiche di mercato e che in qualche modo noi avevamo già intrapreso. Quindi è un processo di accelerazione che noi abbiamo vissuto sia su una dimensione di carattere generale, ma anche su una dimensione di carattere particolare, relativo. Allora, io tenderei ad assimilare quello che è accaduto in termini di impatto, sia per quanto riguarda i clienti, quindi l'evoluzione degli stili di consumo, dei comportamenti, delle abitudini, quindi trend che erano comunque già in atto, lo tenderei ad assimilare a una reazione analoga per quanto riguarda i nostri agenti. Quindi, così come le persone si sono abituate e hanno sperimentato un utilizzo più significativo degli strumenti digitali, anche i nostri agenti, in relazione non solo alla sfera privata della loro vita, ma anche in relazione alla sfera professionale, hanno dovuto approdare a un utilizzo a carattere continuativo di questi strumenti. Il tema dominante in questa fase, sia nei riguardi dei clienti che nei riguardi degli agenti, dal mio punto di vista, è legato ed era legato a un tema di fiducia, di credibilità, di legittimazione, che ha abilitato nella buona sostanza nuove forme di relazione sia con i nostri clienti sia con i nostri agenti. Cioè, l'obiettivo comunque della fase più acuta della pandemia è stato quello di rassicurare le persone, orientare i comportamenti a gestire una fase che nessuno avrebbe mai immaginato. E quindi, se devo dare una rappresentazione concettuale di quello che è accaduto, devo dire che abbiamo tutti imparato a essere resilienti. Stiamo utilizzando la fase attuale, sfruttando l'incertezza per diventare più flessibili nel futuro. Dicevo che questo trend è un trend che da un certo punto di vista non ci ha colto però impreparati, perché comunque Sara è una compagnia che ha intrapreso in maniera decisa un percorso di trasformazione digitale già da quasi 2 anni e mezzo, che si articola su diversi fronti. Il primo passo in questa direzione è stato la completa transizione dei nostri sistemi in full cloud. Il secondo è stata una revisione omnicomprensiva di tutte le nostre digital properties. E il terzo è stato l'adozione, a partire già dall'autunno del 2019, della piattaforma di CRM Salesforce. Noi avevamo in atto un piano di rollout della piattaforma sulla rete, che evidentemente avrebbe comportato la necessità anche di incontri in presenza con i nostri agenti, ma abbiamo scelto comunque di proseguire nella nostra pianificazione utilizzando comunque il canale digitale. Da questo punto di vista, il nostro obiettivo, ciò che nei fatti è destinato a cambiare in maniera significativa ma inevitabile, il rapporto con la rete degli agenti e il rapporto evidentemente degli agenti con i clienti, è quella di approdare a un sistema ibrido, quindi valorizzare la dimensione digitale che è connotata da frequenti interazioni che vanno valorizzate e presidiate, anche se volete superando il tradizionale limite dell'offerta fisica, e quindi da un'offerta transazionale legata fondamentalmente all'acquisizione del contratto a un'offerta che valorizza bisogni, istanze colte anche attraverso la dimensione digitale. E quindi trasformare il nostro ecosistema da un ecosistema che abbiamo definito low-tech e low-touch in un sistema high-tech e high-tech. Perché? Perché vogliamo sviluppare occasioni di contatto con i nostri clienti che siano frequenti, che siano intense, ma nell'ambito delle quali si disegni un percorso di completa riconoscibilità da parte del nostro cliente, di esperienze memorabili rispetto alle quali lui possa riscontrare cura e attenzione.
evidentemente questo ci può consentire a noi e agli agenti di formulare delle proposte coerenti e personalizzate, superando un po' quel limite, forse percepito in maniera ancora più significativa oggi, dell'assenza di percezione di valore nella catena di distribuzione quando si ha a che fare con un intermediario assicurativo. L'impatto di tutto questo sulle agenzie, non ce lo nascondiamo, sarà, significativo anche in termini di sviluppo di competenze e di abilità, perché si tratta anche di ridefinire e riorientare i modelli operativi, i modelli distributivi delle agenzie, creando nuove competenze, nuove skill che siano in grado di valorizzare la dimensione digitale, ma anche la componente relazionale a carattere più generale. E da ultimo, ovviamente, introdurre dei profili di specializzazione all'interno delle competenze agenziali che evidentemente oggi, rispetto a una dimensione più generalista, probabilmente non si riscontrano in ogni circostanza. Ecco, Scognamillo, parliamo un po' più di quello che può essere all'interno delle agenzie il cambiamento molto più digitale nei rapporti sia con le compagnie che con i clienti. Questo che cosa comporta dal suo punto di vista? Grazie per l'invito. Brevissima storia dell'emergenza. Noi siamo rimasti favorevolmente sorpresi dalla reazione sia della compagnia nel suo insieme, sia della rete nello specifico, perché fin dal 2017, questa è una compagnia che da fine 2016 in avanti ha affrontato un nuovo percorso di risanamento, riorientamento e di irrobustimento di una serie di strutture, flussi e modelli. Ma è una rete di questa compagnia molto tradizionale, è l'effetto di una serie di integrazioni tra diverse compagnie e c'è una serie di stratificazioni anagrafiche, culturali, operative, per cui abbiamo una variegatissima serie di comportamenti e di presidi del territorio, del business e del cliente. Non è così semplice riuscire ad orientare questa varietà di comportamenti, ma dal 2017 in avanti abbiamo di fatto dotato la rete di una serie di strumenti, una cassetta degli attrezzi che per tradizione, per umana facilità nell'uso delle cose che hai sempre usato, non è stata usata se non in caso di necessità nel momento dell'emergenza. Che cosa è successo nel momento dell'emergenza? Chiusura, distanziamento sociale. Noi nel nostro trittico strategico abbiamo la prossimità come uno dei pilastri della relazione tra noi e la nostra rete e poi di conseguenza della rete con il cliente finale. Il rischio che si correva era di perdere questa prossimità. Invece, che cosa è successo? C'è stato un lieve disorientamento umano di un paio di settimane, diciamo scarsi 10 giorni lavorativi. E poi la resilienza, la capacità di reazione della nostra rete e la stabile relazione, profonda relazione interpersonale che la rete dei nostri intermediari ha con i propri clienti, ha consentito di tornare quasi immediatamente ad un livello di fisiologia, sia in termini, usiamo i nostri termini, di incassi, sia in termini di nuova produzione. Anzi, se guardo la nuova produzione della parte danni, sembra che non ci sia stato mai il momento dell'emergenza. E abbiamo intensificato il livello di prossimità e l'intensità della prossimità con i nostri intermediari, tant'è che la produttività è aumentata dell'80% e il livello di contatto, con la nostra rete è cresciuto ormai stabilmente rispetto al periodo precedente, 44-45% in termini di numero di contatti, in termini di numero di riunioni, con un efficientamento, se volete, di tutta la catena, di tutta la filiera, straordinariamente vantaggioso per tutti. Quindi l'emergenza ci ha dato disciplina di relazione, ordine e nei contenuti. Tutto questo messo insieme alla cassetta degli attrezzi che sono stati scoperti in questa fase di emergenza per necessità, ha fatto scoprire un mondo nuovo alle nostre agenzie. Quindi noi, insieme alle nostre agenzie, cogliamo oggi quel
quello dell'emergenza al netto della tragicità dell'evento, degli eventi, cogliamo l'emergenza come un straordinario trampolino per generare quel cambiamento che avevamo costruito dal 2017 in avanti e che fisiologicamente tardava ad arrivare. In termini di comunicazione, però, già dal 2017 noi con il gruppo agenti, per fare un esempio, non abbiamo mai più fatto riunioni fisiche. Qualunque discussione, le commissioni, i gruppi di lavoro, i rinnovi contrattuali, qualunque discussione l'abbiamo sempre fin da subito gestita in videoconferenza a distanza. Quindi cambierà, questa è una modalità che resterà, immagino. Quindi, sì, assolutamente sì. Anisin, qual è il nuovo ruolo degli agenti a questo punto e quali potrebbero essere le prossime sfide, anche collegandoci appunto al discorso che è stato fatto prima? Anisin, Allora, sì. Diciamo che le prossime sfide sono quelle di riuscire a integrare queste nuove modalità in quello che è il core business. Quindi questa situazione di emergenza, come anche i colleghi hanno detto, ha consentito un'accelerazione che difficilmente ci sarebbe stata. La grande opportunità è ora fare sì che questi strumenti che abbiamo utilizzato di comunicazione a distanza, di gestione a distanza, di interazione a distanza, cito ad esempio la formazione a distanza con la rete, che per noi in questo periodo di lockdown è stata una leva straordinaria per mantenere la relazione, per mantenere il contatto con i nostri agenti, con i nostri broker, con i loro collaboratori. Abbiamo investito molto su questo. Questo ci ha consentito di raggiungere in pochissimo tempo un numero incredibilmente elevato di persone e per una compagnia specializzata come ARAG riuscire ad aggiornare su tutti i temi legali, in particolare inerenti al coronavirus e appunto alla Covid-19, che è stato veramente formidabile. Quindi questa nuova modalità e questi nuovi modelli che sono sempre più ibridi, come è già stato detto in precedenza, diventeranno, lo sono già, ma dovranno diventare parte integrante del nostro business. Quindi la mola, abbiamo visto che l'informazione si amplia notevolmente, la capacità, anche a questo punto anche la flessibilità da parte degli agenti, delle compagnie nel poter anche gestire queste informazioni e nel costruire anche un'offerta. Lei su questo come vede la sfida? Guardi, come dicevo prima, abbiamo tutti imparato qualcosa da questa esperienza e anch'io devo dire che Cattolica Assicurazioni ha avuto fin dalle prime settimane il 98% delle persone in smart working, l'azienda ci ha messo in condizione di lavorare bene e a distanza. Relativamente alle sfide, agli scenari, a quello che lei citava rispetto a fare questo nuovo percorso con gli agenti, abbiamo visto anche alcuni trend emergenti. E ne cito solamente alcuni. Ovviamente abbiamo visto trend di prodotto, trend di processi, trend di relazioni con i clienti. Voglio concentrarmi per un attimo sul trend anche di prodotto, perché sono significativi in questo momento. In particolare mi viene in mente la flessibilità nella gestione delle coperture assicurative RC Auto, che abbiamo tutti introdotto, chi con delle deroghe, chi con in qualche modo introducendo novità di prodotto e qualcuno addirittura mettendo al centro della comunicazione del prodotto RC Auto proprio la possibilità di attivare e sospendere la copertura. Cattolica dal 13 di marzo ha dato questa disponibilità ai propri agenti e quindi ai propri clienti. Ma abbiamo visto anche crescenti temi e sensibilità sul RC professionale, sulla responsabilità civile, sulle coperture che comprendono le pandemie, che spesso questa garanzia della copertura per pandemia era ricompresa nelle polizze assicurative semplicemente perché non era esplicitamente esclusa, ma è un aspetto con il quale noi dovremmo fare conti, sia con i nostri agenti che dovranno dare risposte concrete ai clienti che adesso sanno che è qualcosa di possibile, ma anche come compagnie con i riassicuratori. Abbiamo visto anche un trend crescente legato al mondo della salute, sia come polizze individuali, quindi il singolo soggetto che si interessa a una copertura salute perché è stato toccato nel vivo o dalla comunicazione sociale, quella del vicino, ma anche quella dei telegiornali per 50 giorni mattina e sera. Quindi, ripeto, il trend della salute sia come polizze individuali, ma abbiamo visto anche imprenditori che hanno 5, 10, 50 dipendenti che sono interessati alle coperture dei propri dipendenti
per dare un elemento di valore nella conduzione dell'impresa. E mi faccia dire ancora un trend che abbiamo visto interessante, che tutti noi forse abbiamo anche sentito sulla pelle, col Covid-19, che ci ha portato, diciamo, a vivere diversamente ogni giornata, e lo ha fatto in qualche modo ponendoci di fronte prepotentemente alla necessità di stare a casa, lockdown, proprio questo confinamento. Confinamento che ci ha fatto vivere diversamente i nostri effetti, ma diversamente anche il luogo in cui li vivevamo, cioè la casa. Perché ne parlo? Perché ho visto una nuova sensibilità proprio su questo aspetto, sulla polizza casa. Cattolica, che ha un'ottima copertura da questo punto di vista, ha registrato nelle ultime 24 settimane, cioè le settimane del 2020, una crescita. E penso che sia un segnale incoraggiante, perché abbiamo in Italia solo una casa su tre, che è coperta da una polizza assicurativa. Quindi questi aspetti, anche non legati solamente alla relazione, al modo di comunicare, ma anche a trend che hanno avuto un'accelerazione, così come i pagamenti a distanza, che probabilmente in condizioni normali avremmo avuto in 1, 2 o 3 anni. Questo mi fa ben sperare per quanto riguarda i trend, e mi fa guardare anche con rinnovato entusiasmo a quel percorso di investimento che un po' tutte le compagnie fanno e che noi abbiamo provato a mettere veramente tra i valori fondanti della relazione con la gente. La formazione, che detta così a volte è limitativa per quanto nobile, lo sviluppo delle competenze delle reti distributive è il cuore della relazione alla fine fra compagnie, agenti, collaboratori e clienti finali. Ecco, in questo ambito, e vado a concludere, noi abbiamo due elementi centrali: una formazione dedicata ai nostri agenti senior, con un master fatto in 10 moduli, e ogni modulo è diviso in base, avanzato e specialistico, e l'agente si può costruire il suo percorso di competenze, quello che ritiene più opportuno per il suo mercato locale, e ovviamente sull'indirizzo della compagnia che aiuta e lo accompagna. E il secondo elemento, che esiste sul mercato, ma dipende da che forza gli dai, che energia gli dai, è un investimento fatto sulle future generazioni. Noi abbiamo fatto ormai da 4 anni un master dedicato ai figli degli agenti e anche ai bravi collaboratori. Età media 29 anni, formate già 100 persone, ma attenzione, per Cattolica il passaggio generazionale non è un'opzione, è un qualcosa che è stato forte da sempre. Noi abbiamo agenzie di quinta generazione, siamo orgogliosi di averle, e sappiamo che quelle persone, quelle famiglie, quegli agenti su quel territorio hanno una relazione stabile a livello locale, sono dei punti di riferimento. Per questo investiamo nei giovani, ne abbiamo già formati 100, età media 29 anni, che devono essere pronti alle sfide future. E mi permetta, parlando di giovani, ci ha detto quali sfide, forse è proprio questa la sfida, quella di ricordare che il mestiere di assicuratore, di consulente assicurativo, è un mestiere straordinario. Durante questo lockdown abbiamo visto citare mestieri e professioni assolutamente che hanno raccolto la nostra gratitudine e solidarietà, dal personale medico e sanitario fino ai farmacisti, agli autotrasportatori, a chi lavora nei supermercati. Non ho sentito una sola volta citare gli agenti di assicurazioni, le loro agenzie e i loro collaboratori, che sono rimasti aperti tutti i giorni prendendosi dei rischi in città che erano completamente chiuse. E per quanto noi gli siamo stati vicini, ognuno a modo suo, anche noi abbiamo intensificato il numero degli incontri. I dipendenti delle compagnie lo hanno fatto comunque al sicuro dalle loro case in smart working, qualche volta dall'ufficio. Gli agenti sono stati sulle piazze aperti per dare un servizio sociale, e nessuno l'ha mai ricordato fra i mestieri citati. Ecco, forse dovremmo come sistema ridare una nobiltà e una dignità diversa al ruolo di assicuratore, che è fondamentale nel sistema paese. Questa è una sfida comune. Perfetto. Abbiamo detto allora formazione molto importante, e poi il fatto di dare questo ruolo, cioè di far percepire agli agenti stessi che il loro ruolo è importante, e è più importante nella comunicazione anche con il mercato, nel poter garantire questa fiducia da parte del sistema assicurativo. Pollicino, lei come la vede la sfida? Purtroppo siamo arrivati quasi al termine, per cui dobbiamo essere brevi, e poi voglio sentire però, anche il parere. Sarò brevissimo. Sì. Ma allora è chiaro che occorre distinguere una serie di temi legati alle implicazioni del Covid, però preliminarmente, come comunicavo prima, noi abbiamo la responsabilità e il dovere, proprio perché lo riteniamo coerente con l'evoluzione del ruolo dell'intermediario assicurativo, finalizzare questo percorso di trasformazione digitale che, in relazione allo sviluppo di un modello ibrido,
dal nostro punto di vista determina una significativa enfasi del ruolo dell'intermediario. Io, ragionando su questo tema, poi ricollegandomi a quello che diceva Marco, quindi l'importanza, la funzione sociale, del ruolo dell'agente, in un processo comunque che valorizza sia la dimensione digitale che la dimensione fisica, fatemi dire, il ruolo degli agenti è insostituibile da questo punto di vista. È l'unico in grado di tracciare e catturare le emozioni dei clienti. E questo, dal mio punto di vista, è un tema fondamentale, perché non ci può essere nessun algoritmo digitale o intelligenza artificiale che possa sostituire questo aspetto. Dal punto di vista del mercato, è chiaro che l'emergenza pandemica ha determinato la necessità di introdurre modalità di continuità della relazione contrattuale e commerciale con i clienti, attualizzando un po' le garanzie presenti nella nostra gamma di offerta, prima tra tutti le garanzie a copertura anche del rischio pandemico, e nella prospettiva di un recupero di questa fase 2, nel momento in cui andrà a compiuta maturazione, evidentemente dovremo fare anche i conti sulle ferite, speriamo non insanabili, che tutto quello che è accaduto produrrà sul tessuto economico e sociale del nostro paese, identificando modalità per supportare i settori a maggior penalizzazione e valorizzando la nostra proposizione commerciale su quei settori che invece dalla emergenza Covid trarranno non solo stabilità, ma probabilmente anche prospettive di sviluppo che vogliamo accompagnare. Bene. Quindi io credo che il ruolo delle compagnie e degli agenti, non soltanto nello scenario dell'emergenza, ma anche nella prospettiva di un recupero che non sarà né facile né breve, giocherà un ruolo fondamentale. Bene, Scognamillo, secondo lei qual è la grossa sfida che dovranno, diciamo, parliamo soltanto di una, che dovranno affrontare la principale, che dovranno affrontare le reti distributive? Anche con le ultime novità normative, pubblicazione del decreto di un paio di giorni fa sul contratto base, credo che la prima sfida, la più importante sfida che sostiene anche le mandanti, è quello dell'efficienza del sistema distributivo d'agenzia. Spesso noi commettiamo l'errore di citare esclusivamente gli agenti, abbiamo una massa di 180.000 collaboratori, 180.000 persone che fanno parte delle organizzazioni di vendita delle agenzie, che hanno almeno pari dignità distributiva e hanno sicuramente una forza di relazione con i dettagli dei clienti sul territorio, e questa forza è quella che viene trasferita alle agenzie. Certo, le agenzie, se continuano a gestire con strumenti vetusti, con tempistiche legate a tempi che non sono più attuali, in un momento nel quale anche i millennial si sono avvicinati, grazie a causa, se volete, dell'emergenza, si sono avvicinati all'uso di tecnologie, quanto i boomers, cioè quelli della mia età, sono aumentati verticalmente in termini di utilizzo delle tecnologie e della semplicità di contatto con il mondo dei servizi, quasi ad arrivare a pochi punti di distanza dalla generazione Z e dalla generazione X. Quindi, questo non si può non tener conto nella digitalizzazione e nella semplificazione dei propri processi, o nella multicanalità dell'agenzia. Perfetto, quindi possiamo parlare di efficienza operativa e soprattutto quindi di sfida tecnologica. Abbiamo terminato la nostra tavola rotonda. Io ringrazio molto Roberto Anesin, Chief Intermediary and Digital Insurance Business Officer di ARAG, Marco Lamola, direttore commerciale di Cattolica Assicurazioni, Andrea Pollicino, direttore commerciale di Sara Assicurazioni, e Antonio Scognamillo, direttore commerciale di Amissima Assicurazioni. E arrivederci a tutti. Qui, grazie. TV. Grazie.